4 terra, un cleansing nuovo, un negate, un altro counter a 4 di mana. Potrebbe essere bruttina, ma la accetto. Spero il mio avversario non sia molto veloce. Rosso, ma non ha giocato niente. Ok. Io ho top deccato terra, purtroppo. Mono rosso. Dai, fammi un Lightning Strike adesso. Beh, se mi fa un Lightning Strike a fine turno, glielo countero. Tanto non ho niente da counterare il prossimo turno. Nessuna creatura, intendo. Non posso counterare creature al momento. Sì, via. Quella là è un po' complicata da togliere adesso. Cioè, potrei aspettare Teferi e fare meno 3 oppure Cleansing Nova togliendogliela insieme a qualcos'altro. Ora, se mi giocasse Risk Factor sarei molto contento perché gliela esilierei direttamente. Mi sa che countero col Syncopate. Tanto più avanti diventerà più inutile. Va bene. Ora io sono costretto a usare Teferi, in particolare il meno 3 di Teferi, perché non mi va di usare Cleansing Nova. La differenza qual è? Ci ragiono un attimo. La differenza è che se uso il meno 3 di Teferi, mi resta Teferi a 1. Lui potrebbe usarmici uno shock o qualcos'altro. Sì, è una cosa, uno sparo in meno che va sulla mia faccia. Però potrebbe anche giocare un drop a 1 che abbia rapidità e me lo ucciderebbe senza problemi. Se io giocassi Cleansing Nova, non potrei counterare niente il prossimo turno. Però il prossimo turno in teoria potrei anche usare il meno 3 di Teferi. Perché comunque anche se gioco Teferi e uso il meno 3, non posso stappare il mana. Comunque non countererei nulla perché ho soltanto 5 terre. Quindi gioco Cleansing Nova. Così il prossimo turno in caso posso fare il meno 3 di Teferi. Se lui non fa niente, il prossimo turno faccio il più 1 e mi resta mana stappato. E magari col più 1 pesco anche una terra, comunque potrei avere anche 3 di mana stappati il prossimo turno. Non ha fatto niente? Wow, anche se io avevo tutto il mana tappato. Adesso spero tanto di pescare una terra. Lo spero davvero tanto. Right on schedule. No time for a break. Non c'è terra. No, forse è stato un errore quello di giocare Teferi in questo turno. Perché avrei avuto soltanto una possibilità di pescare terra. Comunque lui non ha niente, perché altrimenti mi avrebbe giocato qualcosa. Io forse avrei dovuto giocare Search for Ashkanta e trarmi il mana libero per un counter. Forse è stato un errore. Ai. Ai. Cosa ha scartato? Due lava coil, wow! Allora, inizio sempre dal più uno sperando di pescare terra. Non c'è terra, mannaggia. Gioco Search for Ashkanta, ovviamente. Così di nuovo stappo le terre. Mi servirebbe qualche terra, però. Perché così posso counterargli una sola cosa per ogni turno. Wow, lui ha pescato terra, buono. Lo so, lì potrebbe avere qualcosa di più pericoloso. Dai, gliela lascio andare, devo counterare qualcosa di più grosso. Anche se lui non penso che mi giocherà qualcosa adesso. Quindi questo mana resterà inutilizzato. E invece gioca. Al solito, Divi Scover Up, voglio tenermelo per Risk Factor per non farmi fare 8 danni faccia. Settle the Wreckage. Potrebbe essere un modo per togliere quella 1-1. Però ho bisogno di terra. Via. Allora, questa mi permetterebbe di pescare terra in realtà. Tappo 4, ne stappo 2, quindi sono 3. Se pescassi un'altra terra sarebbero 4 terre stappate, va bene. Intanto più uno di Teferi. Poi faccio Chemist's Insight, sperando di pescare una terra. Mio Dio, ma dove sono le Una terra stappata, la posso pescare? Ok, perfetto. Stappo una e due.
E adesso quel coso mi fa 3 danni, forse avrei dovuto counterarlo prima. No, però lui avrebbe giocato un'altra fiamma di Keld. Quindi ho fatto bene in realtà a non counterarlo. Pazienza, questa mi farà 3 danni in questo turno. Non ha attaccato? No, perché io stavo pensando di usare il Settle the Wreckage. Ora spiego il motivo. E lui in questo turno fa i più 2 danni. Forse vuole tapparla alla fine del suo turno. 3 danni. Ok, questa gliela countero. No, stavo pensando. Avrei potuto usare Settle the Wreckage perché comunque 2 danni in più me li avrebbe fatti con una spell dalla mano. 3, 3, 6. Quante carte ci sono nel cimitero? 6. No, metto nel cimitero così mi trasformo se esce frascante e ho comunque una terra in più. Allora, stavo dicendo, lui in mano poteva avere o uno sparo, cioè un modo per farmi danno in questo turno, o una terra. Quindi esiliando questa con Settle the Wreckage avrei sicuramente rimosso, questa va bene, avrei sicuramente rimosso i 2 danni in più. Lasciando il mana stappato per counterare una carta nella sua mano, in realtà avrebbe potuto anche essere inutile perché lui poteva avere una terra in mano, quindi il Goblin era sicuro che mi avrebbe fatto 2 danni in più in quel turno, la carta che lui aveva in mano no. Vabbè, diventando concesso, GG. Due terre. Il mio avversario parte per primo. Di nuovo, se l'avversario è un monorosso potrei avere problemi. Però se in realtà se pesco anche una terra entro i primi 3 turni mi va anche bene. Ho anche un Settle the Wreckage, nel caso le cose dovessero mettersi male. Verde. Ok, verde è una buona notizia. Di solito ho un buon win rate contro i mazzi col verde. Questo mi sa che è un BG, BG midrange. Non gli faccio ancora capire che tipo di mazzo sono, anche se comunque col Memory Tool Genius lui dovrebbe capire che sono al massimo un bicolore. Verde e nero, ovviamente. Un altro di questi. Sì, va bene, dai, counter. Tanto ho anche il counter per il prossimo turno, il counter tra 2 turni, eccetera, eccetera. Spero di pescare terra, perché voglio... no. Voglio quel doppio bianco. Il Sinister Sabotage potrebbe aiutarmi, però non da fare su queste carte qui. Però esplora, Albert in più, non più, non là. Se trova una non terra, sono già 4 di attacco in totale. Lo faccio semplicemente per fare Surveil, in particolare. Devo trovarmi quella terra. Estranea terra. No, non posso missare il land drop. Ho giocato quella bella. Era un bel bait. Oh, esatto, non terra. Più uno, più uno, più uno, più uno. Adesso sono 5 danni. Mi serve quel bianco. Su chi lo voglio usare il Steal Away? Su quella, perché si pompa parecchio. Comunque in mano ha soltanto 2 carte. Questa l'ha buttata da sotto. Perché non ha il doppio nero. Quindi non ha una terra che gli dia mana nero in mano. Altrimenti l'avrebbe tenuto, ovviamente. Passo. E avrei potuto giocarlo adesso perché l'ha tappata, ma in ogni caso la tapperà per attaccare. E così magari se lui avesse giocato qualcosa prima magari avrebbe avuto paura di un counter, una cosa del genere. Vediamo, intanto lo uso su quella. Qua c'è un counter. Ma non c'è terra. Però posso fare di nuovo Surveil. Dai, gioca qualcosa. No, ma dai! Terra, così era anche il doppio nero. Dai, gioca qualcosa. Ok. Dai, Surveil, dai, terra. Ok, perfetto, pianura. Ok, adesso ho 3 Settle the Wreckage, quindi le creature posso fargliele fuori quanto voglio. Il problema è, ho ancora paura di altri di questi cosi, tanto da usargli Ixalan's Binding? Io direi di no. Direi di no perché lui ha Levraska. E se io uso questo o questo, non ho modo di counterargli Vraska. Questa è l'unica cosa che mi può far distruggere Vraska al momento, visto che era un Teferi in mano. E quindi devo tenermi questo per Vraska. E quindi sì, giocherò Settle the Wreckage su una 3-2. Però pazienza, non posso fare altro.
Ora lui magari farà terra Carnage Tyrant, e a me va benissimo perché tanto ho un altro set of the Wreckage in mano. Ok. La terra ce l'aveva, quindi in mano non ha il Carnage Tyrant. Però io adesso devo giocare un set of the Wreckage su una 2-2, vabbè. In realtà 2 danni sono meno di 3. 2 danni li faccio passare. Magari lui gioca un'altra creatura adesso, io faccio settle su 2 creature il prossimo turno. Tanto non ha danni diretti quel mazzo, quindi anche se mi portasse a un punto vita non potrei morire di danni diretti dalla mano. Teferi, Teferi, allora, ragiono, ho 6 terre, lui non ha il mana per Vraska's Contempt al momento, quindi io potrei fare il più 1, no, facendo il più 1 dovrei pescarmi una terra per riuscire a proteggerlo dopo, quindi lo userei per fare il meno 3 probabilmente, anche se più 1 mi farebbe già ripescare un'altra carta, se quella carta che pesco è terra, io avrei 2 terre, poi ne stappo 2 a fine turno, sono 4 e me lo proteggo da un Vraska's Contempt che probabilmente lui avrà in mano perché è passato troppi turni a non fare niente e poi ho capito che aveva dei Chupacabra. Ci voglio provare, tanto 2 danni al momento non sono lì da lui, quindi rischio un po' così. Dai una terra stappata. Non c'è terra stappata. Però almeno posso fargli fuori la 2-2 il prossimo turno. Magari lui non ha il Vraska's Contempt, quindi prova ad attaccarmelo. Ok, non ha il Vraska's Contempt. O magari pensava che io avessi un counter in questo modo. Sa che non ce l'ho e quindi... Ok, non ce l'aveva, non ce l'aveva. GG.